inizio giornata a tutti. Big 100, andiamo a vedere il primo gioco della Big 100, così al primo giro li abbiamo visti tutti. 4 cassette anche qui, 25 giochi per cassetta e tanta roba. Andiamo a vedere il primo gioco. Conte Dracula, il primo gioco. Questa storia, guardate che Conte Dracula, questa storia si svolge nei segreti di un castello dove un mago che tu devi guidare ha il difficile compito di scovare e uccidere un personaggio veramente terribile, Dracula in persona. Sul tuo cammino incontrerai parecchi servi del conte, servi del conte intenzionati seriamente ad ammaliarti e a toglierti energia, però puoi distruggerli lanciando loro contro delle sfere che porti sempre con te. Troverai anche delle difficoltà dovute alla costruzione delle segrete porte, muri, scarpate, eccetera. Cerca di aggirarle e superarle grazie agli oggetti che si trovano fortunatamente in certi antratti e ti permettono di arrivare al tuo nemico. Sbrigati perché il tuo sangue diventa sempre più diventa sempre di meno. Allora, in realtà non spiega la particolarità di questo gioco, invece le descrizioni sono molto basilari e limitate, perché questo è un gioco dalle meccaniche molto particolari, dalle dinamiche molto particolari. Una vita che non lo gioco più, lo rigioco con piacere, non l'ho mai approfondito tantissimo, è uno di quei giochi che non ho mai finito, quindi lo rigioco con molto piacere. Questo qui praticamente deve essere più o meno il gioco dedicato a Van Helsing, cacciatore per antonomasia di vampiri del Conte Dracula. Nel suo titolo originale era Vampire, non mi ricordo, Vampire Empire, qualcosa del genere. Non ce l'ha originale questo, ma sarebbe da recuperare perché è un titolo molto interessante, fatto bene, con una meccanica particolare che non svela qua nelle istruzioni, che sì, bisogna cercare di districarsi in questo labirinto del castello delle segrete del conte, sì, bisogna evitare i mostri cattivi, ma la dinamica più importante, la meccanica più importante non la nomino. Cioè, noi abbiamo una fonte di luce, una piccola fonte di luce che dobbiamo cercare di guidare insieme a noi, non farla sbattere nei muri se no torna indietro con una sfera magica, e portarla fino alla fine del gioco, perché con questa fonte di luce sarà la nostra arma che sarà in grado di uccidere il conte, e farci seguire da quella luce rende il gioco veramente molto particolare e complicato, perché non è un'impresa semplice. Abbiamo tante cose ad aiutarci a fare ciò, ma vedrete che è veramente un casino, ma è molto interessante. Alla fine adesso farò magari un piccolo sondaggio. Abbiamo visto i primi tre giochi Big 100, 100 Games, Top 100, e andiamo a votare quale è il miglior gioco come primo che abbiamo visto della cassetta, così poi io conterò i voti e alla fine sommerò la rivista che ha preso più voti e la incoroneremo la rivista migliore di tutti i tempi della storia dei videogiochi. Andiamo a vedere il gioco. ATP presenta Conte Dracula. Questo era è molto interessante il gioco. Non l'ho mai finito, non l'ho mai approfondito più di tanto, perché un po' mi faceva incazzare, ma del resto tutti i giochi facevano incazzare. Però è un titolo molto interessante questo qui, e adesso non me lo ricordo più perché. Allora, io posso, il mio obiettivo in questo gioco è guidare quella sfera di luce, questa
verso l'uscita e verso il conte, che è l'unica cosa che mi permetterà di uccidere il conte Dracula, almeno da quello che ho capito. Questo è il gioco di Van Helsing. Però la barra di luce, se si schianta contro muri o contro ostacoli, torna indietro e prende direzioni sbagliate. Quindi io devo sempre correggerla e farmela correre dietro. In pratica, vedete, ha preso il muro e adesso lei va giù. È un casino quel gioco qua. Ma in giù cambio le cose nel menu. No, posso solo tirare in su la palla, quindi non posso tirarla in giù. Vabbè, vado giù dalle scale. E il casino deve andare su te e farsi correre dietro con la palla qua. Posso sparare, non qua ovviamente, perché vedete che c'è un muro. È un casino più unico che raro quel gioco qua. Devo vedere dove cazzo è andata e portarmela giù qui. Però ha un concept. Però sono troppo alto qua. Ecco, brava che è venuta giù. Non andare giù troppo. Ha un concept interessante ma incasinato. Io posso anche sparare, sparaio. Sono Van Helsing. E poi c'è nel menu sotto, in parte dove c'è la sfera, un'altra cosa che non mi ricordo più, la prima a destra cosa serve. E gli altri sono gli specchi. Io posso mettere gli specchi per direzionare la mia sfera di luce. All'inizio non ci sono nemici e viaggi bene. Devo accompagnare quella sfera di luce lì verso l'uscita del livello, in pratica. E anche trovare l'uscita del livello non è cosa semplice, perché è un livello labirintico. E adesso avanzo perché la luce dovrebbe percorrere senza problemi in linea retta. Allora, qua non vado, qua non posso andare perché c'è un ostacolo. Quindi adesso dovrei andare su dopo. Non lo so. Il problema è, ecco qua sono gli specchi, ma adesso li ho messi de merda. Ecco perché cade dalle scale. Ok, il problema è capire. Lei dovrebbe andare su, ma è che dopo non so dove cazzo va, e a riprenderla poi sono cazzi, perché io da qua non posso passare. Quindi non lo so, fammi vedere se perdo quella luce lì, dovrò andare su da qua io. È un casino. C'è un muro. Poi c'è l'effetto neve, quel gioco qua. Lo chiamo così io, l'effetto scivolamento. E poi ci sono le creature ogni tanto che compariranno. Adesso provo, ho perso la sfera di luce che non so dove cazzo è andata. Ok, era giusto, dovevo venire da qua. E quindi è un casino. No, 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 sono un perfetto idiota. Proviamo ad andare di là adesso all'incontro, perché non puoi finire il livello se non arrivi alla fine del livello con la sfera di luce. Non è semplice, non è un gioco semplice, ma è bello come concept. Graficamente ha fatto che cazzo, mi ha preso le serpi. Come cazzo faccio a liberarmi dalle serpi? Andate a fare in culo. Ah, poi c'è il coso lì di. Ecco, non devo andare di là. Il sangue è praticamente la mia vita. Però, ecco, ci sono creature demoniache. Il problema è che io ho perso la mia sfera luminosa, che non so dove cazzo è andata. E non bisogna mai perderla. Allora, questo cosa serviva? Non mi ricordo cosa serve quello. Devo sperare di rincontrare la mia sfera luminosa da qualche parte. Ho un troll! Affanculo. Posso ucciderli questi, però è macchinoso. Gli sparo l'aglio e li uccido. Ma è macchinoso e poi continuano ad arrivare. Affanculo, muori. Allora, il casino è trovare la strada giusta, ma il problema è che vaffanculo, non. Dai! Il
Il problema è che dovrei farmi seguire dalla mia sfera luminosa che non so dove cazzo è andata. Non so se c'è un modo per farla, ma non penso. Allora, giù. Ma non. Ho perso la sfera luminosa. No, lascia stare gli specchi. E quindi. Ho sbagliato fin dall'inizio. Perché poi lei contro i muri magari potrebbe anche tornare indietro, no? Avessi la fortuna di vederla qua in giro. Ma. La veggo buia. Ecco i zombie. Creature demoniache. Gioco interessante, ma è finito perché ha un concept veramente bello ma difficile da attuare. Io sto cercando. Aspetta che ho visto qualcosa? No. Mi sa che cazzo di fine ha fatto la mia sfera luminosa. Troll. Non so più dove è andata la sfera luminosa. Quindi devo rifare probabilmente la partita. Non bisogna perderla perché. E mori, cazzo, sto troll! Si è. Chissà dove è andata. Lancio. Boh, acqua santa anche. Non lo so che cazzo lancio. Ma è poco efficace perché. Sfera luminosa. Eh no, se la perdi così è un casino, non so dove è andata. L'unico difetto è che non puoi mandare la sfera luminosa verso il basso. Dai, creature demoniache. Ah, questa mi attira verso di lei, sì. Ok. Eh sì, però senza la sfera luminosa io sono fottuto. Perché non posso. Non posso. C'è un modo per. Ok. C'è un. Il conte lascia la bara seminando paura. Ok. Sì, perché l'obiettivo è portare. No, quella sfera luminosa qua nella bara del conte. Devo sempre tenerla in vista io. Riproviamoci. Ma il concept è molto carino, è molto bello. È un po' di pratica da mettere in atto, sarà fastidiosissimo quando ci saranno i nemici. Quindi, ed è difficile quei punti qua dove devo portare giù la sfera luminosa. Perché non posso abbassare troppo la mia sfera. Passi da qua? Sì, bene. Quindi viene un po' più bassa, che voglio sempre. Cioè, il concetto è quello, eh. Devo andare su, giù. Non so dove cazzo devo andare perché. Vieni. No, no, non picchiare lì. Dove ha picchiato? Vieni qua. Non posso neanche spostarmi a destra e a sinistra, quindi è questo il casino, porca troia. Sì, dovrei essere abile a utilizzare gli specchi, ma. È più facile a dirsi che a farsi. Ecco qua. Aspetta, sfera luminosa. Aspettami. Aspettami che devo andare di là da qua. Cioè, è un gran casino applicare quella cosa qua, eh. Perché. Ok. Vieni dritta. Ok, qua viene dritta. Basta che controllo che non ci siano ostacoli di muri o quelle cose lì, ma meglio sempre aspettarla perché il gioco è questo qua. Il gioco ha un concept molto interessante. Bene, bene. Andiamo avanti da qua che va bene. Scende qua. Che strade devo percorrere? Qua non posso passare, quindi devo andare su. Il casino sono quei punti qua. Non so se devo andare su fino in cima o se basta. Devo un cazzo. Allora, qua è un casino, come faccio? Per farla tornare indietro dovrei usare gli specchi.
oppure farla sbattere sul muro, un muro che non c'è qua però, e lei mi va di là, poi non la trovo più, ma io la faccio sbattere su quel muro lì, dovrebbe in teoria tornarmi indietro, perché dove cazzo devo andare? Non lo so. Ha sbattuto con quel muro lì, ma ritorna indietro in maniera stupidina. Sì, bisognerebbe imparare. No, non andartene così, che non so più dove cazzo vai dopo. A usare gli specchi. Dove è andata? Ok, ci sono quasi, eh. Però non deve fare così. Tu non devi fare così. Perché qua non posso andare, adesso mi sono già fottuto, perché lei va di là, poi io non la trovo più. Qua sbatte e torna indietro, speriamo, perché sennò no, va di là ma poi la perdo, porco. Dovrei studiarmi prima la strada, non sono capace di utilizzare gli specchi, devo fare presto. No, puoi anche comandare, non è la cosa più semplice del mondo, perché devo andare in su da qua, scendere, scendere, dove sarà andata adesso? Lasciami stare, verme schifoso, eccola lì, scendi. Ho ritrovato la sfera luminosa, no, però cazzo è andata di là, porca madonna. È più facile a dirsi che a farsi quel gioco qua. Allora io devo andare in su. Qua non vai bene tu, cazzo, perché dopo io dovevo mettere uno specchio, ho sbagliato, per farla scendere. Proviamo a farla andare ancora in là di qua. Devo superare quel... Ma no! Quel momento critico qua. Devo fare presto. Andare giù. E che palle sto serpi! Ma c'è un modo per... Eccola lì. Ma scendi! Però siamo sempre... appunto a capo. Qua non riesco a farli superare quel l'anfratto qua. Sa dove cazzo è andata? No, devo... Dov'è? L'ho vista. L'ho intravista. Persa. Devo escogitare un altro metodo per superare quel pezzo qua. Aspetta, voglio provare a rifarlo, voglio vedere se c'è una strada superiore invece di quella che prendo sempre, perché sennò non me ne esco più. Non cominciare a sbattere, vai dritta. Niente, devo tenerla più bassa perché sennò sbatte su quelle pareti qui già dall'inizio. Vai su lì! Allora, ok. Abbassati. Devo andare a pianificarmi subito la strada. Qua sono obbligato ad andare giù. Non ce n'è altre vie. Vai giù dalle scale. Ma porco il... Non andare giù lì. Incasinarti. No. Mamma mia. Vieni qui. Si dovrebbe usare gli specchi, ma... E giù da sto scale, maledette. Riesco a portarla giù qua? Ok. Fino qua ci siamo. Qui se riesco vado su allora. Aspetta. Invece di andare... Cosa mi incasino sempre. Ho
forse ci sono. Dovrei alzarla un pelo, ma qui dove, che parte devo andare? Dritto va bene? Ecco qua, devo andare giù perché sennò non passo. Giù. Poi qua devo tornare su. E qua il casino, perché è tutto bloccato sotto. E qua il casino. Devo alzarla su. No, è andata di là sto. Ha sbattuto. Dove cazzo è andata? Un casino, guarda. Quel pezzo qua è un casino da. Dai! Perché poi si va a incasinare e non vedo più dov'è. Eccola qua, che culo! No, vieni qua adesso che ci siamo. Vieni qua. Vieni dritta. Mamma mia, sto ser via! Perché non vai dritta tu, sfera di luce maledetta? È un gran casino. E vuole andare. Non riesci più neanche a prenderla. Dov'è? Vai dritta. Niente, si incasina qua. Casina perché non riesco a. Sono troppo. Se vado giù non riesco più a beccarla. Sto serpi del cribbio. Vieni qua. Non incasinarti così. Perché ti incasini così? Da sotto non riesco più a arrivare su a prenderla. Sotto non posso mandarla perché non mi arriva giù la sfera. E quindi è un casino. Io più bassa di così non posso, no. Ah, forse da qua la prendo però. Ok. E torno indietro adesso. Ok. Però se mi va di là sono fottuto. Vieni giù qua. E qua. Vai dritta. Oh, mamma mia. Oh. L'ho fatta superare quel pezzo qua ed è già una bella cosa. Qui devo andare su. Vai su, alzati. È interessante ma molto difficile da applicare. Vai su. No, oh, che cazzo ha preso? Ma perché mi cambi? Va adesso. Oh, è buona qua. Ok. Cioè, vedi? Il casino in quelle parti qua sono quei zombie, quei maledetti che rompono i coglioni che non hai. Ma vaffanculo il tempo lì. Ma salta su! Perché non vai su dalle scale? Ok. Che casino. Ah, da qua non posso passare, porco. Devo aspettare che torni indietro, se torna indietro. Perché? Dai. Vai su. Niente. Se non mi torna indietro è un casino. Dove è andata? No! Porco. Adesso non la becco più, là. Ho una botta di culo che mi torna qua. In qualche maniera. O non la becco più. Era giusto venire da qua, ma. Ma l'ho vista! Eccola lì! Vieni qui! Vieni, 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 per amor del cielo. Qui deve andare su. Non lì, però. Su. Qui
casino, ragazzi. Uno zombie. Andiamo avanti. Mi creo la strada, qua è tutto dritto. Troll. Fanculo troll. Qui però adesso devo mandarla su e avendola lasciata così bassa sarà un casino. Fammi vedere se le scale che scendono dopo. Fammi vedere prima di tutto se sbatte da qualche parte e torna indietro. Dove cazzo è andata quella lì? Vabbè. Non andare su. Vai dritta da qua. Bravissima. Ok. Dai, un casino, eh. Devo imparare a usare meglio gli specchi. Qua è tutto dritto. Come ha fatto bene Van Helsing? Bello il naso. Qui devo andare su per forza. Ok, l'aspetto, la mando su. No, affanculo. Muori. Dove è andata la sfera? Cazzo, non si sarà mica incasinata da qualche parte. Arriva, è lenta ma arriva. E via troll. Vai su. Più in alto. Cazzo è questo? Donkey Kong? Ma vaffanculo! Ho capito, ma muori! Non muore. Quanta energia che mi ha tolto. Ma andiamo avanti, qui non ci sono ostacoli. Qua devo alzarla appena appena. No, ma perché mi cambia? Madonna mia. Non so cos'è quella cosa lì, ma vabbè, va bene lo stesso. Anche se preferisco averla sempre più alta, perché sennò non riesco più a prenderla con la sfera dopo. Andiamo avanti. I livelli sono lunghi, non so quanti livelli ha, perché... Una specie di troll. 2000 colpi serve. Le serpi maledette che non so... Ma lasciatemi! Allora qui è un casino, perché lei mi sbatterà sul muro se arriva. Adesso è bassa, non riesco più neanche a prenderla. Sono qua in mezzo ai coglioni, serpi e troll. Questa serve per... Mollami! Qua mi stanno rompendo i coglioni con sto... Mollami! Devo andarmene da qua. Mia via, tolto un sacco di energia. Ok, andiamocene. Devo alzarla un pelo, perché sennò, come vedete, ok, via. Oh, non muoiono mai, devono farli a meno che... E dai, questo mani maledette. Ma non c'è un modo per liberarmi da... Da quelle mani qua maledette. Non sono mani, non so cos'è, ma ho quasi perso tutta l'energia, eh. Continuiamo ad avanzare, non manca tanto, eh. Mi ha tolto la sfera. Non so come si fa, non so se è possibile recuperare energia, non me lo ricordo. Qua è tutto libero. Io non voglio stare qua. Le mani o quel diavolo che viene su al terreno. Quelle robe qua sono fastidiosissime. Mollami. Aspetta. Questo fa qualcosa, non fa niente. Mollami, maledetta, mollami. Sono serpi, non so cosa sono. Dove è andata là? Sto morendo, eh. Ovviamente. Adesso devo aspettare che sbatta su. Cosa devo mettere? Mamma mia. Uno specchio.
sono quasi arrivato alla fine del livello, ma vieni su qua. E via, vaffanculo, stronzo infame maledetto. Il tuo ultimo grido attraversa i muri putridi, poiché i malvagi soci del conte ti hanno tolto tutto il sangue. Bello, ma complicato, servirebbe qualche partita in più per riapprezzarlo. Non andavo tanto avanti, andavo al secondo livello anche una volta, perché imparare bene a usare la tecnica degli specchi, e... però merita, questo merita veramente. Big 100, primo gioco, abbiamo visto tutti e tre i giochi della cassetta, adesso magari lascio un piccolo sondaggio, vediamo per questa prima tranche il gioco migliore della rivista migliore, perché poi dobbiamo andare a votare la rivista migliore. Mancano solo 296 giochi, eh. Sciocchezzone, alla prossima, ciao.